Ciao amico mio, non faccio nomi, tanto tu lo sai con chi ce l'ho, con te. Adesso ti faccio vedere una cosa. Allora, si comincia. Un metro, un metro, un metro, un metro, entrata, postazione. Allora, mo te voglio dire una cosa, perché veramente, guarda, sono esausta, dopo un fine settimana così, ma neanche ai cani, neanche ai cani. Allora, io mi metto qui, guarda, ti faccio vedere pure dove mi metto. Io qui mi metto, questa è la postazione mia. Ti premetto che io sono quella che fa il gelato, che porta avanti tutto quanto. Però che faccio? Oltre a farmi il gelato, mi metto qui in postazione. Ecco, lì dovrebbe essere la fila, vedi, ci ho fatto scrivere uscita, entrata, vedi? Quella dovrebbe essere la fila che la gente dovrebbe rispettare. Vedi i tavoli e sedie? Ce ne sono altri 10 dentro. E sedie, vedi quelle là, se viene il congiunto, perché poi devi controllare se sono congiunti, se vanno a letto insieme, se è solo una svertina. Allora, conte mio, ecco, il nome l'ho fatto, te e tutti quelli che hanno fatto le regole, a me mi devi spiegare una cosa, ma come si fa? Allora, mi ero ripromessa che sarebbe stato l'ultimo video, ma non ne la faccio, dopo un fine settimana del genere ne la faccio. Perché tu, conte, quattro persone che mi devono entrare dentro al negozio, l'incasso non me lo fai, fa. E le parolacce ne stoppia proprio tante, perché se forma la famosa fila, ok? Poi si mettono di qua, vedi? Mi si ammucchiano di qua. Allora io gli dico no, dovete andare di qua, perché vedete? Ho fatto questo. Cioè, conte, ma come si fa? Cioè, è come se io, quando tu mi chiedi, tu... Sempre che non è riferito a te, non è personale, però sei tu quello che uno parla, poi tu poi riporti agli altri. Io dico, no? Quando devo pagare le tasse con te, non è che ti faccio tanti rebus, qui e te le pago. Allora, la stessa cosa deve essere questo. Il lavoro bisogna farlo diventare fluido, perché così non si lavora. Cioè, io sto tutto il tempo con l'ansia, con la gente che smania, fa caldo, che stanno lì fuori. E poi, conte, senti, io te la devo dire una cosa. Tu qui ancora non ci sei venuto, io piano piano ti sto a far vedere tutti i pezzetti di sta città. Allora, io c'ho sta riviera, no? Guardala, o vedi? O vedi? O vedi? Non ci sta nessuno. Ti avrei fatto vedere ieri la gente che ci stava ammucchiata. Sabato sera non ne voglio parlare. Allora, conte mio, qui... quattro persone, uno, due, tre e quattro, ok, ma perché devi fare tutto ammucchiamento? Ma dove sta scritto? Ma se fuori c'è un ammucchiamento, allora ci può stare pure dentro al negozio, così incasso di più. Ste regole, conte, io le voglio capire. Manca poco alla fine di maggio, io spero che per giugno ci sia una novità, perché così non si può andare avanti, non si può lavorare in questa maniera. Ognuno ci avrà i suoi problemi, però io, o sai, te lo devo dire. Quindi cerchiamo di venirci incontro. Come noi ti dobbiamo pagare le tasse e dobbiamo rispettare tutte le cose, deve essere rispettato anche da voi, perché le regole queste fatte così ci impediscono di lavorare. Poi vedi marmaglia di gente ammucchiata, quasi tutti senza mascherine, allora dice, oh, mamma, chi mo fa fa? Ok, conte? Spero di non risentirci, ma mi sa tanto che qui se dovremmo risentire, eppure domani. Ciao ciao!